Un saluto a tutti amici del web e bentornati sul mio canale, io sono Dado Bax e siamo qui in questa nuova puntata su Shattered Space. Allora, in questa puntata quello che voglio fare è semplicemente dare un'occhiata a com'è una missione, a caso, all'interno della storia di Shattered Space. Chiaramente, dato che è mia intenzione che questa miniserie possa fungere sostanzialmente da invito al giocarci, non ci saranno spoiler. Io, per non saperne leggere né scrivere, come sempre vi lascio in descrizione il link di affiliazione per comprarlo, questo DLC, tenendo comunque conto che, insomma, in generale, nonostante la qualità del DLC ancora io non la conosca, chiaramente perché non l'ho portato a termine, sapete benissimo in generale quanto reputi Starfield un'esperienza memorabile pur nei suoi limiti. Va bene. Ok, stiamo andando nella direzione giusta. Direi di tenere sotto braccio il fucile perché qua, questi qua... Ok. Bam. Ai 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 ai. Dai, ricarica. Bravi, 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 bravi. Gli animali che contribuiscono a renderci la vita più semplice. Ragazzi, questa doppietta è diventata la mia nuova arma preferita, tipo. Allora, sto giocando in realtà senza coprirmi, perché avendo la doppietta dobbiamo... No, 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 ho dimenticato di caricare. Bam. Allora, ora vi dico una piccola... E tu? Non ci voleva, questa non ci voleva. Bam. Dicevo, voi non sapete probabilmente questo risvolto del mio gameplay passato con Fallout, ma quando giocai Fallout 3 mi piaceva da morire giocare con i fucili a pompa, avvicinarmi tantissimo al bersaglio, poi premere il tasto che azionava il VATS e con lo slow motion fare gli headshot. Ok, credo che abbiamo trovato la direzione giusta. È questa qui. 131 metri. Beh, ci stiamo avvicinando. Direi di procedere in questa direzione. Tain. Attenzione, c'è qualcuno seduto lì. Redento. Fa malissimo lui. Giustamente l'abbiamo preso alle spalle. L'abbiamo massacrato. Guardate, hanno lasciato questo obelisco qui. Ci stanno sparando. Ok, stiamo sulla strada giusta però, mi sa, eh. No, 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 una mina! Via, 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 via! Allora, noi siamo arrivati a una struttura. Però mi sa che in questa parte ci dobbiamo arrivare dopo. Ok, mi sa che ci siamo, ragazzi. Mi sa che abbiamo trovato il campo. Che fatti, campo abbandonato. Eccolo qua. Ok, localizzatore. Attenzione, ok, ok. Questi sono di livello 49. E voi non dite niente di buono, eh. Ok, meno uno. Allora, caro Tain,
qua non c'è proprio nessuno. Ok, le tracce portano verso questo insediamento. Quegli animali volanti non promettono niente di buono. Ok, ben bene. Interroga le allevatrici. Va bene, ok. Pensavo fosse qualcosa di ostile, invece... Allora, io in realtà tutte queste parti in cui parlano e tutte le parti in cui ci sono indagini, in realtà le sto tagliando, proprio per non rivelare nessun dettaglio di storia. Però una cosa la posso dire in questo frangente che non taglierò. Mi piace molto la varietà di situazioni di gioco che si crea. Cioè, non ti fa arrivare in un punto e si spara e basta. Cioè, e costruisce una missione in cui nella parte iniziale devi muoverti senza sapere esattamente verso dove con il localizzatore. Poi arrivi, c'è l'indagine che io ho tagliato, l'imboscata, poi arrivi, c'è un'indagine ora parlata. E quindi c'è una varietà di situazioni che... Insomma, è sempre positivo quando si crea. Ok, parlo con loro e ci vediamo tra poco. Ok, forse ci siamo. Credo che da queste insenature dovremmo raggiungere il posto dove dovrebbe essere nascosto. Se le informazioni datoci sono corrette, avremmo fatto bene a portare la gipetta col senno di poi. Vediamo un po'. Aha! Ah, ok, c'era il sentiero. Ok, mi sento molto Aldo Giovanni. Mi sento molto Aldo Giovanni e Giacomo in questo frangente, perché c'era il sentiero, noi abbiamo fatto la strada più ripida. C'era il sentiero tranquillamente lì. Sì, 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 vabbè, questi qua sono stato cretino, io non ho preso la gippetta, chiaramente. Giustamente, io non essendo abituato alla formula della gippetta, sono andato a piedi. Ma giustamente ora gli sviluppatori, sapendo che tu hai la gippetta, hanno pensato anche proprio come costruzione della missione in maniera tale che tu la gippetta la dovresti poter utilizzare. Sono stato io che non ci ho pensato. Sono stato io che non ci ho pensato. Ok, perlustra l'edificio. Ti dice perlustra l'edificio, ma non ti dice esattamente dove devi andare. Cioè, ti dice, è in questo edificio, perlustralo, e sei tu che devi scoprire gli indizi autonomamente. Questo, insomma, quando accade, è qualcosa che apprezzo sempre molto, perché ti invita ad esplorare, a guardarti intorno. Mentre, spaghetti alla carbonara, che cazzo. Vediamo. Ok, ok, ok. Queste sono lenticchie cotte a fuoco lento. Allora, io direi di passare in prima persona per dare un'occhiata più approfondita. Qui probabilmente dove studiava c'è un terminale. Ok, sì, è il suo computer. Va bene. Anche qui si taglia, ragazzi, eh. Sì, esci e torna da Tain. Ok. Sappiamo quello che dovevamo sapere. Nothing going on out here. How about you? Ok, ok. Please, calmiamoci un attimo. You're here on my father's orders. Allow me to plead my case. Ah sì? Bam! Ten, quel codardo se ne va via. Boris! Boris si chiama questo animale. Ok. Oh, è rimasto con uno sputo di vita e non riesco. Caspita, ho premuto. Vieni un po' qua.
No. Ok, eccolo qua. Benissimo, abbiamo fatto fuori la persona che dovevamo fare fuori, personaggio cruciale per una delle casate, che non saprete ovviamente chi è, fino a quando, insomma, non prenderete il DLC. Allora, io mi trovo in una difficile situazione, cioè quello di provare a mostrarvi il videogioco senza fare spoiler. La cosa che mi piacerebbe fare nella prossima puntata è... anziché prendere una missione che non ho fatto e che è soprattutto di un DLC che magari parecchi di voi devono ancora giocare, potrebbe essere una buona idea nella prossima puntata andare a prendere una missione del gioco base, una delle prime missioni, e farvi vedere, in maniera tale che non c'è timore di fare spoiler, e farvi vedere quanto è profonda la tana del bianconiglio in una delle prime missioni, laddove in parecchi, secondo me, non fanno caso a quanta narrativa c'è all'interno delle missioni di Bethesda. Questo è tutto, ragazzi, io vi do appuntamento alla prossima puntata e fatemi sapere ovviamente nei commenti che cosa ne pensate. Alla prossima, ragazzi, ciao!